Salve a tutti, bentrovati ad una nuova puntata del salotto virtuale di TV City Interactive. Ancora parliamo di scuola, ancora parliamo dell'argomento molto dibattuto della didattica a distanza. Per quest'oggi abbiamo invitato una docente che ha dimostrato comunque di aver applicato in maniera positiva e in modo corretto tutti gli strumenti messi a disposizione appunto per la didattica a distanza, anche perché questi strumenti venivano già utilizzati precedentemente per la didattica ordinaria. Innanzitutto voglio ringraziare il nostro direttore tecnico, il collega Ciro Gaglione, che ci ha permesso ancora una volta di poter utilizzare questa piattaforma per confrontarci con il mondo delle istituzioni, in questo caso della scuola. Salutiamo la docente di matematica e fisica dell'Istituto Superiore Liceo Scientifico Adriano Tilger di Ercolano. Buonasera, professoressa. Buonasera, buonasera. E insieme alla professoressa abbiamo due ragazzi, due studenti. Abbiamo Daniele Formisano del secondo Buonasera. anno del liceo scientifico. Ciao Daniele. Ciao. E abbiamo Anna Simeone del quinto anno, quinta A dell'Istituto Tilger dello Scientifico. Ciao Anna. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, iniziamo subito con un primo confronto con la professoressa Scione. Professoressa, lei insegna matematica e fisica al liceo scientifico, quindi materie fondamentali di fondamentale importanza. Come è stato trovarsi d'improvviso ad avere a che fare con una classe virtuale? Come è stata l'organizzazione dei primi giorni? Allora, come lei ha detto prima, io già ero abituata ad utilizzare con le mie classi la classe virtuale. Questo perché la mia scuola comunque è polo formativo per l'ambito 21, motivo per il quale a me e molti altri docenti è stata data prima con il Piano Nazionale Scuola Digitale e poi con la Piano Formazione Nazionale, ci è stata data la possibilità di seguire vari corsi su tecnologie didattiche, ma soprattutto sull'uso di classi virtuali. Ovviamente usando e provando e riprovando, poi l'abbiamo fatto diventare la nostra consuetudine didattica. Ovviamente però era a supporto della didattica frontale, della didattica a distanza, quindi la utilizzavamo, diciamo, all'atere di un'attività normale che era quella fatta in classe, in presenza. Ci siamo trovati, nonostante, diciamo, io avessi già tutte le mie classi virtuali. Ovviamente abbiamo dovuto affrontare difficoltà altre, perché mentre prima la didattica online era, voglio dire, uno strumento di supporto per la didattica in classe, ne è diventata invece l'attore fondamentale e questo ci ha creato non poche difficoltà. Pensiamo a insegnare matematica online. Io prima utilizzavo dei software online, davo attività di approfondimento, attività di introduttive poi all'argomento che avrei spiegato in classe. Qui mi sono trovata invece a fare tutto online, quindi pensiamo anche all'utilizzo della lavagna, come scrivere e guardare contemporaneamente negli occhi i ragazzi. È stato un po' difficile, però i miei ragazzi dal primo giorno hanno subito lavorato in classe virtuale. La prima settimana abbiamo fatto consegne di compiti e correzione, quindi con feedback immediati, dalla seconda settimana già con le videoconferenze. Quindi la sua didattica era già all'avanguardia rispetto a una didattica tradizionale. Questo vale per tutti i docenti oppure solo in alcune materie? Cioè ci sono stati docenti con classi che non erano abituate appunto a questa nuova modalità di insegnamento che hanno trovato più difficoltà delle sue, insomma? Ovviamente per il fatto, diciamo, chi ha seguito i corsi di formazione è stato avvantaggiato. Molti dei miei colleghi di consiglio di classe utilizzavano già a supporto della didattica in classe, ovviamente, le classi virtuali. Altri un po' meno, non per tutti, ovviamente lo stesso. Come al solito c'è chi si Ci sono interessa di state varie più. velocità, Esatto. insomma. Sì, Professoressa, ovviamente sì. ci può illustrare come si svolge una giornata di scuola con questo nuovo sistema della didattica a distanza? Cioè cosa accade? Quante ore avete a disposizione? Come avvengono le lezioni? E soprattutto in che modo si riesce a interagire con i ragazzi? Allora, solitamente la mattina abbiamo dalle
3, massimo 4 ore di conferenza al giorno, questo proprio per un motivo di normativa che non prevede un sovraccarico cognitivo. Infatti sovraccarico anche e soprattutto legato all'uso dello strumento del videoterminale. Quindi noi del consiglio di classe ci siamo organizzati per tempo, abbiamo fatto anche i consigli di classe online per fare in modo che non ci sia ci fosse un sovraccarico. Quindi abbiamo regolato le nostre ore online con i ragazzi, stilando un calendario proprio, quindi un giorno c'è la matematica e fisica, un altro giorno altre materie e quant'altro. In modo come andare ragazzi... a scuola, insomma. Sì. Poi nel giorno in cui i ragazzi non fanno videoconferenze con una materia, hanno compiti e correzioni puntuali per ogni compito. Questo anche perché a proposito del sovraccarico, appunto, c'è anche da coordinarsi con gli altri familiari, chi lavora in modalità smart working, o fratelli e sorelle che hanno comunque necessità di avere un dispositivo e una connessione. Quindi anche dal punto di vista familiare c'era bisogno di un'organizzazione. Il problema è anche questo, perché molto spesso non in tutte le famiglie, diciamo, i nostri studenti, tra virgolette, erano già avviati alla tecnologia, perché ecco, docenti che si sono impegnati, avevano già classi virtuali e quindi non abbiamo subito tanto di questo problema. Però in altre classi ovviamente c'era il ragazzino che aveva un'expertise tecnologica non molto adeguata, chi non ha un device adeguato, chi non ha una connessione adeguata. Quindi, cioè, voglio dire, comunque si è dovuto far fronte una serie di problemi non semplici, non di semplice struttura. Professoressa, la valutazione. Adesso questi ragazzi stanno producendo online in maniera virtuale, quindi compiti, interrogazioni, come si svolgono? Allora, non si può parlare più di compiti, non si può parlare più di interrogazioni. Cioè, bisogna sganciarsi da quella che è l'idea di una valutazione puntuale, di una valutazione di quell'idea che era stata un po' oggetto di discussione in collegio docenti, no? Che è stata approvata in collegio docenti, che tutti noi la legavamo comunque alla didattica frontale. Ecco, quindi bisogna scardinare il concetto classico di compito e di interrogazione. Ora come vengono valutati questi ragazzi? Allora, anche perché voglio dire, no? Diciamo, pensare di fare tutto a casa, uno pensa anche normalmente a farsi aiutare, parliamoci chiaramente. Certo, bisogna scardinarsi da questa idea. Come si fa? Si parla oggi, cioè, di didattica formativa, diciamo, di valutazione formativa, ne dovremmo parlare anche in classe, in verità. Però ancora di più in questo contesto va valorizzata la valutazione formativa. Che significa dire valutazione formativa? Valutare significa proprio dar valore. Bisogna dar valore a quello che è l'impegno dei ragazzi. Bisogna dar valore a quello che, diciamo, oltre il loro impegno, ma anche quello che producono. Bisogna dirgli se stanno andando nel, diciamo, bisogna far capire loro che valutare in questo momento significa dir loro se stanno andando nella direzione giusta o meno. Per il raggiungimento di quelle che sono le competenze. Esattamente. E questo ovviamente andrà a pesare su una valutazione sommativa, che è quella poi, che è quella che faremo poi a fine anno. Ecco, cioè, noi adesso... abbiamo, io lo dico a loro, dico ragazzi, se dovessi dare in questo momento un numero a ciascuno di voi, sarei già in grado di farlo perché li conosco, ok? Allora in questo momento, diciamo, è un loro momento che serve proprio ad apprendere quanto più possibile, ad avere la percezione di questo, e noi dobbiamo accompagnarli anche con i compiti che non sono più quelli di una volta, cioè sono più compiti di realtà, compiti legati ad un contesto più generico, dove si vanno a valutare varie competenze che sono anche trasversali alla materia, quale ad esempio l'autocompetenza tecnologica, il partecipare in maniera attiva, il collaborare. La buona volontà, professoressa, anche di questi ragazzi. La buona ragazzi. Volontà, il partecipare è quello fondamentalmente, sì. Ecco, adesso tocchiamo con lei un argomento un po' spinoso che insomma interessa soprattutto i ragazzi più grandi, quelli che stanno frequentando il quinto liceo, l'esame di Stato, la maturità. Ci sono varie ipotesi al momento, varie teorie, nulla è certo, ma in che modo vi state organizzando, in che modo vi state preparando a questa possibile modalità d'esame online? Il ministro ovviamente ha dato le due prospettive possibili,
Se si rientra entro il 18, l'esame sarà in presenza, almeno con le quinte, l'esame sarà in presenza, ci sarà la prova, le due prove scritte, quella di italiano dettata dal Ministero, quella interna di matematica e fisica nel mio caso, creata insomma dal docente, quindi da me in particolare. E poi le due volte si prevede un esame dettato in modalità fisica con docenti, con membri interni. Giusto? Allora, in ogni caso, sia prima del 18 che dopo il 18, i membri sono la commissione tutta interna, tranne per il presidente, okay, che è esterno. Nel caso invece non si rientra entro il 18, allora cioè, ci sarà soltanto un esame online, soltanto con l'orale, dove si dovranno valutare anche competenze scritte, diciamo, del compito scritto per via orale, quindi con domande e quant'altro. E come sto pensando di, diciamo, il ministro non è stato ancora chiaro ovviamente sulle modalità e tutto, quindi uno, diciamo, in base alle ipotesi, all'idea che si fa di come si, diciamo, del possibile scenario opera. E fino adesso con i ragazzi, per esempio di fisica, ci siamo molto allenati sullo scritto. Adesso, sapendo che nel 90% dei casi il compito scritto non ci sarà, insomma, bisogna orientarsi più, diciamo, sull'esporre quelle che erano le competenze scritte in via orale, e quindi anche creando dei compiti di realtà che prevedono non soltanto lo sviluppo del contenuto, ma il contenuto nel contesto, con collegamenti interdisciplinari interni alla matematica, alla fisica, ma anche interni alle altre discipline. E quindi questo. Questa è la direzione, insomma. Sì. Professoressa, dal punto di vista emotivo, appunto, dal punto di vista psicologico, i ragazzi sono preoccupati, si sentono tranquilli dopo questo primo, diciamo, sono passati già un bel po' di giorni dall'inizio della quarantena, adesso le modalità online sembrano un po' più vicine al nostro quotidiano. Come ha visto l'approccio dei ragazzi con questa nuova direzione? Allora, io inizialmente posso dare la mia percezione, diciamo, ovviamente io, da quello che ho capito, per loro è sempre meglio stare in classe. Inizialmente erano contentissimi, la prima lezione, diciamo, veramente c'è stata una reazione emotiva notevole dei miei allievi, erano proprio veramente contenti, diciamo, sembra naturalmente contenti di stare in classe, rivedermi e quant'altro, rivedere i compagni, fare matematica addirittura. Col tempo questa cosa però sta un po' scemando, cioè nel senso li vedo, ma è proprio la situazione che li porta a essere un po' più, cioè uno stato d'animo non proprio positivo, nel senso sono un po' più scocciati. Certo. No, ma non stanchi, non è un problema di sovraccarico cognitivo, io lo vedo un sovraccarico più emotivo che cognitivo, cioè il fatto di non avere una normalità, non avere nel tempo sta iniziando a dare. Poi tutto la didattica è una parte di quella che è la scuola, ma la scuola è anche incontro, momento di socializzazione, momento per stare insieme, per crescere, quindi sì, questa parte bella sta venendo meno, il contatto tra i ragazzi. Diciamo, c'è quel rapporto empatico che attraverso telecamera è difficile da realizzare nuovamente. Diciamo, io prima quando spiegavo, quando si spiegava, insomma, i miei alunni possono essere testimoni, loro collaborano alla spiegazione, quindi non sono io l'attore principale, ma sono loro. Il che diventa più difficile in questo contesto. A distanza diventa tutto più complesso, diventa più complesso leggere i loro volti, leggere le loro emozioni, leggere dal loro sguardo se hanno capito meno, insomma, è tutto un po' più complesso. Professoressa, un'ultima domanda adesso un po' relativa alla sua figura. Vediamo questi docenti online un po' come se fossero dei programmi, ma non lo sono, perché anche loro hanno una vita, una casa, dei figli, stanno cercando in questo momento di coordinare il tutto al meglio. Per lei questo lavoro da casa come si è riuscita ad organizzare con gli impegni appunto familiari in casa dei bambini, della famiglia? Facendo salti mortali. In poche parole, facendo salti mortali, cioè nel senso ti dividi tra problemi con i figli, problemi con la casa, i ragazzi, quindi molto spesso i miei figli, cioè prima avevo aiuti di cui adesso non posso usufruire. E quindi mi trovo a gestire tutto io, incastrando gli orari tra le videoconferenze dei bambini, le mie, insomma, è tutto più complesso, ma ce la faremo. Ce la faremo. Adesso agganciamoci al discorso della professoressa
E vediamo un pochino Anna Simeone della classe quinta. Ciao Anna, sì. Ci senti? Ciao. Ah, sì, eccoci sì, Anna. Allora, abbiamo parlato prima con la tua professoressa appunto della questione relativa all'esame di Stato. Come stai sì. vivendo questi momenti? Prima di parlare della didattica e di come ti sei trovata ad affrontare questa nuova fase, insomma, della didattica a distanza, raccontaci un po' quali sono le tue sensazioni, come ti senti in questo momento? Beh, diciamo che quest'anno avrei dovuto comunque affrontare un esame appunto di maturità con tutta la mia classe, con tutti i miei amici, e sarebbe stato comunque il coronamento, ecco, di tutti questi anni passati comunque insieme, e nessuno comunque si sarebbe avrebbe immaginato una situazione del genere. È stato comunque molto all'inizio, ecco, come ha detto la professoressa Scione, è stato comunque nessuno si immaginava l'evoluzione di questa situazione, della gravità di questa situazione. Ad oggi posso dire che sono molto dispiaciuta, perché comunque l'esame di maturità è un'esperienza attraverso la quale si ha la possibilità di interfacciarsi con una commissione esterna, con persone che non si conoscono, e quindi appunto è un esame di maturità proprio per appunto una crescita formativa. Però penso allo stesso tempo che comunque questi 5 anni mi abbiano aiutato tantissimo a crescere, e non sarà un esame a delineare comunque la persona, e a delineare appunto la persona. Sono comunque molto, diciamo, molto triste di questa situazione. Sei in contatto con i tuoi amici? Vi state sì, dando supporto? Sì. La didattica a distanza comunque aiuta anche a questo, comunque ad avere quello spicchio di normalità che a tutti manca, almeno visivamente a vedersi, aiuta tantissimo moralmente, quindi a supportarsi a vicenda. È un modo, cioè la tecnologia ancora una volta è un modo comunque per mantenersi in contatto, ecco, almeno solo visivamente. Quindi possiamo dire che dopo un mese di questa quarantena abbiamo apprezzato l'andare a scuola, sì, abbiamo apprezzato le piccole cose che prima davamo per scontato, alzarsi alle 7 del mattino, adesso darei tutto per farlo, quindi... Sì. Senti Anna, allora invece dal punto di vista della didattica, voi eravate già abituati, perché l'abbiamo detto, con la professoressa Scione, già portate avanti un programma all'avanguardia, insomma, sì, quindi molto tecnologico. Con le altre materie com'è stato coordinarsi con le nuove procedure? Allora, diciamo che comunque anche in altre materie già eravamo pronti, avevamo una piattaforma sulla quale comunque tutti i professori caricano del materiale, e quindi anche in questo periodo, caricando del materiale, abbiamo potuto potenziare quelle attività e quegli argomenti che già avevamo iniziato in classe. Quindi comunque è stato d'aiuto, questa piattaforma comunque è d'aiuto anche appunto per usufruire del materiale appunto dei professori. La cosa negativa anche nelle altre materie è che comunque non si ha un contatto diretto, cioè in classe la differenza è abissale, in classe si ha un confronto immediato, si ha una chiarificazione dei dubbi immediata, cosa che appunto sulla piattaforma non c'è. Però c'è un po' più di timore nel dover dire, ad esempio, professoressa, questa cosa non l'ho capita, me la puoi spiegare, è meno immediato, questo ci vuoi dire? Sì, allora è meno immediato, il chiarimento dell'argomento avviene lo stesso, ma in maniera meno immediata, è uno studio, diciamo, più meno attivo rispetto a come accade in classe. Perfetto, Anna. Allora, noi ti diamo il nostro in bocca al lupo da parte Grazie. Di TV City, e passiamo invece a Daniele, più piccolino. Quanti anni hai tu, Daniele? Ne ho 15 e sono in secondo superiore. Sei in secondo superiore, sei uno di quelli più piccolini, insomma, che hanno avuto forse una qualche difficoltà in più con questa nuova procedura della didattica a distanza. Com'è stato per voi abbandonare l'aula e trovarsi di fronte a uno schermo, intraprendere una giornata di lavoro, di studio, così, dietro uno schermo? Diciamo che a livello tecnico non è stato molto disastroso, perché comunque, già eravate come abituati. Già detto prima, eravamo già abituati a questo tipo di sistema. Semplicemente quindi possiamo dire che i ragazzi dell'Adriano Tilger di Ercolano, dal punto di vista della didattica, si sono trovati avanti rispetto a molti altri che non erano per niente, insomma, abituati a queste procedure. Ti confronti con i tuoi amici, insomma, che non le avevano mai utilizzate, loro cosa ti dicono? Sì, dipende, perché ci sta chi comunque, anche se non
l'aveva mai usato, comunque già sapeva più o meno come muoversi, anche se non l'aveva mai utilizzato per la scuola precedentemente. Diciamo che gravi problemi tecnici, cioè diciamo che capita soltanto con pochi alunni secondo me, anche perché non mi sembra di avere tanti amici che hanno avuto delle difficoltà con questo sistema. Certo, siete abituati con i social, insomma, siete giovanissimi, quindi uno strumento in più, uno strumento in meno non fa molta differenza. Ti manca il contatto però con la classe, la verità, sì, puoi dirlo in maniera... Ovviamente manca perché adesso, a differenza di come era in classe, adesso è meno interattiva la cosa. Prima potevamo interagire tra tutti noi, anche durante, appunto, come ha detto la professoressa, durante le spiegazioni. Perché non era mai soltanto la professoressa alla lavagna che spiegava, eravamo tutti noi che con una parola uno e un altro andavamo avanti con la spiegazione insieme alla professoressa, quindi era proprio più interattiva la lezione, si sentiva proprio la collaborazione di tutti nella spiegazione o lezione della professoressa. Sì, manca quel contatto con i compagni. Con i tuoi compagni. Manca molto. Ecco, va bene. E allora noi ti ringraziamo Daniele, ringraziamo Anna e ripetiamo il nostro in bocca al lupo per l'esame di maturità. Grazie. Ringraziamo la professoressa Rossella Scione di Matematica e Fisica dell'Istituto Adriano Tilger per averci dato questa bella spiegazione, insomma, di come avviene la didattica online, soprattutto riguardo a delle materie scientifiche. Professoressa, grazie a voi. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. E con questo vi salutiamo, vi auguriamo un buon proseguimento di serata dal salotto di TV City Interactive. Alla prossima puntata con il mondo della scuola ed altri temi. Arrivederci a tutti, grazie per averci seguito. A presto.